contenete perché stanno arrivando. Stanno arrivando! Paranormal Circus a Crotone, il circo dell'orrore e degli orrori, seconda edizione con lo spettacolo Le Segrete del Castello, e siamo con il clown, ovvero con Dario Dragos, il responsabile dell'intera tournée. Grande successo a Crotone, Dario. Sì, buonasera a tutti, come dicevo un gran successo come l'anno scorso, anche quest'anno Crotone ha scelto noi, o noi abbiamo scelto Crotone, dobbiamo ancora capire. Abbiamo portato la seconda edizione dello spettacolo, uno spettacolo molto innovativo, per chi non l'ha ancora visto, a tema horror, e quest'anno la seconda parte, e come dicevo prima al nostro collega Danilo, che il prossimo anno proveremo a portare il terzo. Però per adesso stiamo qui, sto facendo una dichiarazione shock, stiamo prorogando fino al 3 di settembre, che ovvero è sabato, l'ultimo giorno, con due spettacoli. Così diamo la possibilità a tutti di venire a vedere lo spettacolo, e nello stesso tempo chiedo scusa a quelli che gli altri giorni, in alcuni giorni purtroppo sono rimasti fuori per la capienza, che ecco, questi siamo. Però diamo la possibilità a tutti di venire a vedere questo spettacolo. Dicono che l'anno scorso siamo stati bravissimi, quest'anno ancora di più. E noi siamo veramente contenti di tutto ciò, ecco. Crotone ci piace e vogliamo stare il più possibile qua, ecco. Dario, su cosa si basa lo spettacolo? Horror, ma anche ironia, per far divertire il pubblico? Certo, abbiamo alcuni personaggi del mondo horror, del cinema horror, dagli anni 40 fino ad oggi. Il nostro regista Ottavio Belli ha deciso di mettere in tema, di mettere tutti questi personaggi, ma comunque di fare un tema abbastanza ironico, comico e divertente, ecco, con acrobati del circo, un tema, un'idea, una storia, ecco, una storia che continua. Cosa nasconde questo castello? Le segrete del castello? E cosa nasconde? Nasconde tante, veramente tante cose. Se ve lo svelo adesso può darsi che passa un po' la curiosità. Abbiamo tante sorprese, più dell'anno scorso. Ecco, la prima sorpresa è varcare il cancello del Paranormal Circus, perché l'orrore si celebra proprio nell'entrata, e molti sono veramente spaventati sia dai fakiri che anche dalle maschere o da colui che rincorre le persone con la motosega. Sì, ecco, lo spettacolo inizia nel pre-show. Nel pre-show noi apriamo i cancelli alle 9 e alle 9.30 inizia lo spettacolo. Dalle 9 alle 9.30 c'è una sorta di spettacolo che tutti questi personaggi, che poi vedrete nello spettacolo, girano tra la gente, si fanno fotografare e fanno tanta paura. Alcune volte fa tanta paura. Ma non per questo abbiamo sconsigliato ai minori di 12 anni. Lo abbiamo fatto per un linguaggio che il sottoscritto è un po' più pesante, diciamo, non più di quello che si vede oggi in televisione da voi.
però diciamo che c'è qualche parolaccia, c'è qualcosa in più del mondo circense o dello spettacolo in generale. E a proposito di spettacolo circense, non vi è l'uso assoluto di animali? No, non abbiamo affatto alcun uso di animali, abbiamo creato tutto con grandi artisti, ringrazio tutti perché da marzo che abbiamo fatto il Paranormal 2, noi abbiamo questa compagnia nuova e sono tutti formidabili, grandi artisti e offrono veramente più di 2 ore di spettacolo. E anche con il ritorno di Cabal? Anche con il ritorno di Cabal, ecco, il ritorno di Cabal, Cabal essendo un personaggio veramente forte per il pubblico, abbiamo deciso di tenerlo, molto amato dal pubblico calabrese tra l'altro, e abbiamo provato, ecco, di tenerlo con noi e inserirlo in questo spettacolo con un po' altre, diciamo, con delle nuove cose, ecco. Poi all'intervallo abbiamo anche il Extreme Show, che lo fa il nostro falchiro, il mago Dennis, che è uno spettacolo forte, veramente forte, e non adatto ai sotto i 16 anni, ecco, perché quello sono cose dal vivo che possono veramente far impressione, paura, ecco. E poi la seconda parte abbiamo illusioni come l'anno scorso, solo che tutte illusioni nuove, donne che spariscono, donne che forse non compaiono mai, e poi la sorpresa che è un ultimo numero di un acrobata molto conosciuto, Jacob. Sonny Gertner si chiama, che fa la ruota della morte, un numero veramente fantastico, proprio da bocca aperta. E a proposito di spettacolo e paura, quanto tempo richiede il make-up, il trucco? Il make-up è diverso un po' per tutti, diciamo, perché c'è chi di meno, c'è chi di più, ma comunque ci prepariamo per un'oretta, un'ora e mezza prima di ogni show. Senti, per chiudere, all'entrata varcando il cancello, se qualcuno dovesse chiedere di non farsi spaventare perché è troppo impaurito, cosa succede lì? Certo, noi abbiamo un ingresso a parte, verrete accompagnati del nostro staff direttamente al posto e lì sarà un po' più tranquillo. O altrimenti dopo il suono della sirena, noi abbiamo una sirena fortissima, dopo il suono della sirena tutti i personaggi si ritirano. Okay. E lì c'è la pace. Una volta iniziato lo show, sì, ci sono alcuni trucchi abbastanza forti, ma comunque basato molto più sul comico e sull'arte circense. Paranormal Circus, siamo con il mago Dennis, una delle maggiori attrazioni di questo spettacolo. Buonasera a tutti. Noi siamo qui a Crotone e le persone ci stanno acclamando perché già dal debutto c'è stato un grande successo. Stiamo continuando, infatti grazie a questo successo posticiperemo la nostra partenza, sì, e prorogheremo fino al 3 settembre. Un fakiro dark, diciamo, perché il fakiro classico è quello lì che comunque grazie alla meditazione non riesce a sopportare il dolore, ecco, in grandi linee è questo. Io con la mia compagna siamo andati un po' più sul tetro, sul lugubre, sulle paure dell'essere umano, anche dopo il successo televisivo di American Horror Story, che richiama molto questo mondo. Sì, comunque l'horror sta andando molto di moda, è sempre andato di moda questo periodo più che mai, e noi stiamo avendo la nostra rialza, perché comunque noi nasciamo horror, poi ci siamo adeguati negli anni facendo circo tradizionale e adesso con il circo degli orrori ci stiamo scatenando. Quanto tempo occupa il tuo make-up? La sera prima di entrare in scena? Noi con la mia compagna di solito partiamo un'ora e mezza prima del pre-show, ecco, quindi se dobbiamo stare qui verso le 9, noi iniziamo sempre dalle 8:00, 8:20, così. Mentre i denti da vampiro? Queste qui sono protesi che sono state installate,
ce l'ha anche la mia compagna, due canini differenti, stanno a formare il personaggio. Noi siamo venite a Crotone, prenotatevi un posto tra i cattivi, perché veramente è uno spettacolo da vedere. Poi avrete l'occasione di assistere anche tra il primo e il secondo tempo al nostro Extreme Show. Che cos'è l'Extreme Show? In due parole, vi mostreremo cosa siamo in grado di fare con il nostro corpo. Sono cose un po' più estreme, quindi è uno spettacolo a parte, adibito solo a persone con fegato forte. Quando hai capito che questo sarebbe stato il tuo mondo? Ma diciamo che l'horror l'ho sempre covato dentro, perché già da piccolino impazzivo per i film horror. Il mio primo film horror fu Dal tramonto all'alba, quindi nel lontano 93, e da lì fu amore a prima vista per l'horror, per il genere horror e tutto quello che è inspiegabile. E poi hai fatto dell'horror la tua vita, la tua professione. Esattamente, sono riuscito a fondere le mie più grandi passioni, ovvero la magia, quindi il fakiro, con l'horror, creando così un personaggio adeguato alle mie esigenze. Ti piace spaventare la gente all'inizio dello show? Da morire. Con la catena. Esatto, sì, l'anno scorso ero con la camicia di forza, quindi le persone erano un po' più protette perché non me le potevo prendere e portare via. Invece quest'anno ho la catena, che faccio rumore, faccio male e posso incatenare e portarmi via la gente. Spaventoso. Sembrerebbe di sì. È la prima volta che lo vedi? Sì. E ti fa un po' agitazione? Sì. Ma sai quello che ti aspetta? No, non ho visto nulla, quindi è tutta una sorpresa. E allora buon divertimento. Grazie. Come ti chiami? Buonasera, mi chiamo Maria. È la prima volta che vieni al Paranormal Circo? Sì, è la prima volta. È stato spaventoso l'ingresso? No, pensavo di peggio. Però fa un po'... Impressione fa. Cosa ti aspetti da questo spettacolo, oltre che impaurirti? Di tutto e di più. Ormai non so più cosa aspettarmi. Come ti chiami? Gianmarco. Mattia. La prima volta che venite al Paranormal Circus? Sì, la prima. Sì, la prima. Barcando il cancello vi aspettavate quei personaggi? Ah, no, sinceramente no. Sono stati spaventosi? Magari sì, possono essere spaventosi. E ora avete visto che si aggirano con le catene e le motoseghe, avete ancora un po' di timore, di paura? Sì, un po' sì, ovviamente. Sì, perché comunque ci sono personaggi che non si vedono tutti i giorni, ma aspettiamo lo spettacolo. Cosa vi aspettate da questo spettacolo? Sapete più o meno com'è strutturato? Ah, sicuramente qualcosa di diverso. Dai soliti classici circo? Sì, sicuramente qualcosa di diverso. Sì, come dice il mio amico, qualcosa di diverso. No, buon divertimento. Grazie. Grazie. Vai. Mi chiamo Cher, ho 11 anni e questo è per un pubblico di 12 anni, ma io ce ne ho 11 e non me ne frega niente. E quindi quando arriva la gente... E non hai avuto paura? No, perché faccio finta di svenire. Adesso ti denunciano. Ciao. Io vorrei dire che veniteci, sì, però allora cercate di entrare dopo perché c'è lo scheletro della motosega e state molto attenti a dove vi girate, perché ci sono coltelli e vi toccano, però è bellino. Però ho visto che hai avuto un po' di paura. E un pochina proprio. Dal Paranormal Circus, forza Crotone. Stanno arrivando! Grazie.